Che persona meravigliosa è Cristo Gesù. Quanto insegnamento, quanto possiamo attingere da questa persona. E questa mattina vogliamo focalizzare la nostra attenzione su Cristo Gesù e sulle nostre scelte, sui nostri modi di pensare. La parola di Dio ci invita ad avere la mente di Cristo, ci invita a pensare come Cristo, ci invita a parlare come Cristo, ci invita a manifestare le virtù che erano in Cristo. Egli mostra sì il coraggio, ma non il fanatismo. Mostra sì l'amore per i peccatori, ma mai la tolleranza verso il peccato. Un equilibrio straordinario. Abbiamo un esempio perfetto, fratelli e sorelle. Quel parlare che contro taluni, nel denunciare il loro peccato, sembrava duro. In realtà, in quel parlare c'era tutta l'intenzione, tutto l'amore di salvare ciò che era perduto. Gesù è il mio punto di riferimento. Gesù, una persona straordinaria. Gesù che non si è mai omologato con nessuno, ma ha sempre cercato esclusivamente di fare solo la volontà del Padre. Egli non si è mai palesato per quello che non era. Egli è stato sempre limpido, sincero, chiaro. È stato sempre schietto. Non ha guardato nessuno con favoritismo. Non ha disprezzato nessuno per il suo ceto sociale, per la sua cultura, per la sua provenienza. Tutto questo destò a volte anche qualche mormorio, persino nei suoi discepoli, quando si intratteneva a parlare con i samaritani. E si sapeva, perché era cosa comune, e tutti si conformavano in questo. Tra giudei e samaritani non c'era rapporto, perché il Divino Maestro è il Figlio di Dio. E la persona, l'unica che Dio ci ha dato affinché noi lo potessimo imitare in ogni cosa. Sentiamo sempre di più la spinta da parte dello Spirito Santo davvero ad assomigliare a Cristo. Io ho un grande esempio, è la persona di Cristo Gesù, e lo seguirò sempre, tutti i giorni della mia vita.